Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che si apre con un'ampia pagina anche quest'oggi dedicata alla politica perché è ufficiale, la Lega alle prossime elezioni regionali correrà da sola. L'annuncio è arrivato questa notte ad opera del coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma attraverso la sua pagina Facebook. L'esponente leghista Giuliante spiega i motivi di tale decisione. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. La Lega rompe gli indugi e tramite il profilo Facebook del coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma annuncia che in Abruzzo correrà da sola alle prossime elezioni. Lo conferma anche Gianfranco Giuliante questa mattina a Pescara nella conferenza stampa organizzata per rispondere alle critiche sul blocco dei fondi per le periferie. Quindi si spacca definitivamente il centrodestra, così come è accaduto a livello nazionale dopo la decisione di Salvini di formare il governo con il Movimento 5 Stelle. Si apre uno scenario nuovo. A destra la fuga in avanti del movimento del vice premier e ministro dell'interno, se non seguita da Forza Italia e Fratelli d'Italia, con un accordo sul candidato governatore a questo punto a marchio leghista, potrebbe spianare la strada alla vittoria dei pentastellati al momento avanti nei sondaggi. Diciamo che il livello massimo del tavolo che ha espresso questa posizione fa intendere che sia da un punto di vista nazionale che da un punto di vista locale le ambiguità che alcuni partiti hanno espresso evidentemente non sono piaciute alla Lega, che avendo deciso di avere un colloquio diretto con i cittadini senza ambiguità, senza inciuci e senza creare condizioni che alla fine finiscono per essere equivoche, preferisce fare un percorso iniziando da sola e chiedendo a tutti coloro i quali ci staranno di seguirci su questo discorso. Beh, tradotto necessariamente si deve dire che la Lega prende le distanze da quanti stanno muovendosi secondo quelle ambiguità che abbiamo denunciato, sia da un punto di vista nazionale sia da un punto di vista locale. Molte delle polemiche sono strumentali, sono in danno, stanno facendo male al centrodestra e quindi un momento di chiarezza e la volontà per quello che riguarda la Lega di non essere fraintesa nel coacervo del centrodestra mi sembra che sia la misura più adeguata in questo momento. Proprio ieri il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri, parlando delle prossime elezioni regionali, aveva invece auspicato un centrodestra unito. Lei cosa risponde? C'è sempre la differenza tra idea e azione e gli auspici di un centrodestra unito si scontrano poi su una serie di provvedimenti nei quali Forza Italia è andata a convergere con il PD. C'è stata una dichiarazione illuminante di Paolini, il quale ha sottolineato che c'erano accordi con Forza Italia per ottenere dei risultati e che gli stessi sono stati ottenuti con la mediazione delle posizioni e con il riconoscimento delle esigenze di entrambi i partiti. Ma noi da questo momento siamo chiaramente in moto per trovare in un'area vasta che oltre alla Lega andrà evidentemente a individuare nelle civiche, in tutti coloro i quali decideranno di seguirci in questa battaglia, un candidato che sia riconosciuto e riconoscibile dai cittadini abruzzesi per cambiare questo Abruzzo che non ci piace. Ancora politica, poche ore dall'annuncio delle sue dimissioni da presidente della giunta della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso ha esposto questa mattina a Pescara l'iniziativa istituzionale attraverso cui è stato dato mandato all'avvocatura regionale la possibilità di presentare denuncia nei confronti di quanti hanno chiesto lo stato d'accusa per il capo dello Stato nei giorni della crisi per la formazione del governo Lega Movimento 5 Stelle. Il senatore D'Alfonso presenterà anche una interrogazione a risposta orale al presidente del Consiglio Conte e in merito alle dimissioni del presidente D'Alfonso da Forza Italia arriva la richiesta al presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio di dirimere il giallo delle dimissioni del governatore, renderle pubbliche e sciogliere il Consiglio. Vediamo il servizio. Abbiamo assunto una iniziativa come giunta regionale che dà incarico all'avvocatura per verificare se sono stati oltrepassati i limiti consentiti dalla Carta Costituzionale, diciamo riguardanti non solo la critica politica ma addirittura se si è inverata e si è integrata quella che può essere la lesione dell'autonomia della figura del capo dello Stato. Tra il 27 e il 28 di maggio in Italia è accaduto qualcosa sull'altare della lotta politica per la ricerca degli interessi
interessi di parte che secondo me ha leso l'autonomia della figura giuridica del capo dello Stato. Al di là della resistenza culturale e personale della persona fisica del presidente Mattarella, io voglio custodire l'integrità del presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale e l'unità territoriale. Dall'altra parte, come senatore, ho presentato un'interrogazione a risposta orale al presidente Conte affinché verifichi ciò che è accaduto e assuma iniziative a tutela dell'unità nazionale. Mai più deve ripetersi quello che è accaduto, che il dibattito politico è stato a tal punto incontinente che ha dato luogo a dichiarazioni del tipo "metteremo in stato d'accusa il presidente per alto tradimento". La lesione non è nella messa in stato d'accusa, ma nell'anticipazione, nella minaccia, determinandosi nei fatti una lesione di autonomia per una condotta giuridica, quella del Presidente della Repubblica, che va tenuta al riparo. È una condotta, la sua, costituzionale, che non risponde politicamente. Presidente, quella di oggi, di questa mattina, è stata la sua ultima conferenza stampa da governatore della Regione d'Abruzzo. Fra un'ora viene acquisita al protocollo del Presidente del Consiglio regionale la mia lettera che comunica la conclusione di esperienza presidenziale della Regione Abruzzo e l'avvio a pieno titolo dell'attività di senatore. Lasciamo la politica, siamo alla cronaca. Affittavano case e vacanza senza dichiarare quanto dovuto al fisco. I controlli fiscali della compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova hanno permesso di scoprire così numerosi appartamenti affittati in nero senza attività di intermediazione immobiliare per un totale di oltre 110.000 euro di redditi sottratti a tassazione. Il meccanismo è molto semplice, l'accordo con l'affittuario non veniva registrato ed il compenso era completamente in nero. In un caso invece il proprietario dell'immobile, d'intesa con l'inquilino, aveva fatto figurare sul contratto un importo più basso per versare meno tasse all'erario, mentre la rimanente parte del pattuito veniva consegnata a mano in contanti. Le indagini di controlli fiscali, fatti partire dal mese di giugno, hanno fatto emergere quindi una rilevante evasione fiscale realizzata attraverso affitti non regolari, evidenziando casi eclatanti come quelli di un soggetto italiano residente all'estero che ha locato in nero 4 immobili dal 2013 ad oggi a più persone, omettendo di dichiarare al fisco oltre 75.000 euro di reddito. Torniamo a Pescara, perché dopo l'ok del Consiglio regionale alla legge sulla istituzione della nuova Pescara, l'associazione omonima chiede che si passi ora all'attuazione dell'unione e fusione dei tre comuni. Vediamo. La nuova Pescara oggi è legge, Marco Camplone, cosa accadrà da domani? Da domani accadrà che si comincerà a lavorare per tutte le questioni burocratiche e amministrative che porteranno alla fusione, all'integrazione dei tre comuni. C'è tutta la parte diciamo burocratica da sistemare, ma contemporaneamente bisognerà pensare anche ai servizi dei quali beneficeranno i cittadini dei tre comuni, e bisognerà mettersi insieme per una progettualità importante, perché la nuova Pescara è anche soprattutto futuro. Ci sono però delle resistenze anche forti in alcuni comuni, Montesilvano e Spoltore. Sì, ci sono state resistenze da parte dei due sindaci, resistenze che posso anche definire legittime, ma che credo che in questo momento, da questo momento, non abbiano più motivo di esistere. Noi siamo un caso nazionale e insisto nel dire che tutto questo avviene su un territorio votato all'aggregazione. Cosa significa per Confindustria la nuova Pescara? Cosa significa la nuova Pescara per l'imprenditoria? Sì, la nuova Pescara per noi è un progetto unico nel nostro paese per le dimensioni che avrà, tre comuni che faranno, costituiranno una città che sarà diciamo la ventesima città nel nostro paese e che in qualche modo ottimizzerà delle risorse economiche importanti da dedicare ai giovani, all'occupazione e alla dimensione imprenditoriale. Farà recupero di molti costi della politica e quindi un esempio che l'intero Consiglio regionale l'abbia votato all'unanimità.
Cambiamo pagina, parliamo di editoria e di informazione perché si registra una dura presa di posizione di Assostampa Molise sui finanziamenti statali alle TV locali escluse dai benefici da un emendamento al decreto mille proroghe voluto dal governo Conte. Sono a rischio oltre 400 posti di lavoro ed il pluralismo dell'informazione, ha dichiarato Giuseppe Di Pietro, presidente di Assostampa Molise. Vediamo il servizio di Giovanni Minicozzi. Una proposta indecente e pericolosa, quella contenuta nel DPR 146 sul finanziamento statale alle TV locali, una norma introdotta dal governo Gentiloni e ora inserita nel decreto mille proroghe per volontà del governo Lega Movimento 5 Stelle che, se approvata dal Parlamento, di fatto determinerebbe la chiusura di una settantina di emittenti locali escluse dai benefici e dislocate in tutte le regioni. La conseguenza inevitabile sarebbe la perdita di centinaia di posti di lavoro per giornalisti, tecnici e personale amministrativo, nonché la negazione del pluralismo dell'informazione nelle regioni con meno di 2 milioni di residenti. Sulla grave questione è intervenuto a muso duro il presidente di Assostampa Molise, Giuseppe Di Pietro. Questa idea che la democrazia dell'informazione, che il pluralismo dell'informazione debba avvenire attraverso dei bacini pluriregionali è stucchevole, è una cosa che è inconcepibile, e quindi noi invece rivendichiamo che le risorse pubbliche vadano invece ripartite a livello regionale. C'è anche un rischio occupazione per giornalisti, tecnici e personale amministrativo di queste emittenti? Ma senza dubbio, noi quello che vogliamo evidenziare è che si parla di circa una settantina di emittenti con una occupazione presunta, ma insomma vorrei dire calcolabile, ecco, in almeno 400-500 persone dirette più tutto quello che ne deriva con l'indotto. E questo è un punto, come dire, di domanda alla classe dirigente che deve dare una risposta, anche perché non è naturale, anzi assolutamente il contrario, che le risorse sottratte a queste emittenti vadano poi a incrementare occupazione in altre regioni, in altre emittenti. Questo non sarà mai. Secondo questo provvedimento le regioni piccole di fatto devono morire, non devono informare, perché si parla di regioni con oltre 2 milioni di abitanti. Sì, ma questa filosofia per cui chi è più forte, chi ha più massa critica vince o prende tutto, deve secondo me essere abbandonata. Qui non si chiede l'elemosina in questo caso per il settore dell'informazione, deve dare un'attenzione specifica e puntuale anche per le regioni che meritano, e quindi in questo caso parliamo di quelle con meno popolose. Perché una televisione, in questo caso potrebbe essere del Molise o tante altre, con immagino 30-40 dipendenti, debbano ricevere un decimo, un ventesimo, un trentesimo di una televisione toscana che magari ha solo 3 o 4 dipendenti? Questa è una cosa inaccettabile, proprio sul principio, punto di principio. Assostampa che farà per lottare contro questo provvedimento iniquo? Coinvolgerete anche le istituzioni locali, la regione? Ieri abbiamo lanciato questo grido d'allarme che io voglio augurarmi venga ripreso dalle istituzioni territoriali. Io credo che regione, qualsiasi altro componente di un'assise pubblica debba davvero mobilitarsi per quello che è un'emergenza democratica, perché io non penso che far sparire le voci private, delle TV private in un contesto come il nostro sia avvantaggi il territorio, anzi io credo che sarebbe una penalizzazione che procurerà soltanto danni. Noi, ecco, alla ripresa dell'attività noi ci mobiliteremo, chiameremo a raccolta la delegazione parlamentare perché come dire, soprattutto compito loro far emergere questa discrasia a livello nazionale, poi il Consiglio regionale, la Giunta e tutte le istituzioni, le forze sociali, perché anche altri sindacati di altre categorie credo che debbano allarmarsi per una prospettiva simile. Ora attendiamo un segnale forte anche dalle istituzioni locali, regioni, province e comuni, dai sindacati, dalle diverse associazioni e dalle delegazioni parlamentari contro l'oligopolio dell'informazione televisiva.
Torniamo alla politica, la verità sul bando delle periferie in Abruzzo e soprattutto a Pescara, con richiesta di dimissioni del primo cittadino del capoluogo adriatico Marco Alessandrini. Di questo si è parlato nella conferenza stampa tenuta questa mattina dal consigliere provinciale della Lega di Pescara, Vincenzo D'Incecco, che andiamo ad ascoltare. D'Incecco, è arrivato lo stop al bando che riguarda le periferie, lo stop dal governo Lega 5 Stelle. Voi però oggi chiedete addirittura le dimissioni del sindaco di Pescara Marco Alessandrini, perché? Tutti i partiti presenti in Parlamento hanno votato quell'emendamento che ha posticipato di un anno i progetti che erano stati finanziati in una seconda tranche, cioè quelli che andarono dal 25° posto in poi. Quindi bisogna essere bravi nel comunicare le cose, non bisogna dire le follie e soprattutto bisogna capire che il PD ha votato quello stesso emendamento insieme a tutti gli altri partiti che erano presenti in quel momento in aula. Quindi quel è un emendamento votato all'unanimità, perché? Perché evidentemente c'erano delle situazioni che non collimavano con la realtà, cioè c'era una pronuncia della Corte Costituzionale che diceva chiaramente che c'era, che quei fondi, i fondi, diciamo, la parte dei fondi utilizzati per finanziare quella seconda tranche non poteva essere utilizzata. Poi si tratta di parlare nello specifico della questione di Pescara e quindi delle periferie del bando, che noi tutti ci auspichiamo che l'anno prossimo, dopo attenta riflessione e dopo magari una verifica concreta del progetto, possa tornare ad essere finanziato, così come gli altri progetti delle altre città. Le dimissioni di Alessandrini? Perché evidentemente non sa che il suo partito ha votato a favore di quell'emendamento per rimediare a un suo errore, e perché evidentemente prima di fare le conferenze stampa dovrebbe capire quello che succede a Roma, perché altrimenti si rischia di fare cattiva informazione, ed è quella che ha fatto il PD in questi giorni, ma non è solo in questi giorni, negli ultimi anni, negli ultimi mesi, soprattutto correndo dietro a quel famoso evento di dicembre in cui Gentiloni faceva firmare probabilmente in periodo preelettorale queste convenzioni. E ora apriamo la pagina degli eventi. Domenica prossima appuntamento a Civitella del Tronto con la sesta edizione dell'ultima roccaforte della risata, kermesse di spettacoli di comicità. Vediamo. 12 agosto a Civitella del Tronto, sesta edizione, l'ultima roccaforte della risata. Una manifestazione richiesta a gran voce dai civitellesi, che quest'anno ha un parterre del tutto eccezionale. Vi dico soltanto i nomi: Rocco Gigolò, Laura De Marchi, Gianluca Agostinelli, Carmine Faraco. E per noi è una grande soddisfazione poter far parte di questo, da 6 anni, nell'organizzazione di questa serata bellissima, in una location fantastica, in una cittadina altrettanto fantastica. Dico soltanto che i comici che nell'arco degli anni sono passati nella piazza Filippi Pepe vogliono tutti tornare a partecipare a questa bella, bellissima kermesse. Da quest'anno ci sarà un potenziamento un pochettino, non tanto sulla qualità, perché la qualità è sempre stata alta, diciamo soltanto un potenziamento numerico di questi eventi. È un evento che comunque sia molto importante per Civitella, visto anche gli ultimi anni un pochettino duri che abbiamo vissuto. È un evento che ci dà, ecco, un paio d'ore di spensieratezza che sicuramente in questo periodo ci fa molto bene. Valorizzare, scoprire ed assaggiare i prodotti tipici della zona aquilana, questo è l'obiettivo del progetto I Sapori dello Zafferano, che si è concluso ieri a Navelli con un workshop aperto a tutti gli appassionati, ma soprattutto ai ristoratori. Olio, buon vino, ceci e ovviamente l'immancabile zafferano sono stati i protagonisti della kermesse. Molte le difficoltà però che riscontrano i produttori di zafferano, la politica non ci aiuta, affermano. Vediamo. Il progetto I Sapori dello Zafferano è arrivato a conclusione. La giornata si è svolta a Navelli. È stato un momento molto importante per capire l'importanza e la qualità dei prodotti tipici locali. Lo zafferano, ovviamente, è stato il re della giornata, ma non solo. Si sono potuti degustare ceci di Navelli, vino, olio di altissima qualità e tanti altri prodotti. L'obiettivo era proprio quello di coinvolgere operatori, ristoratori, ma anche di far comprendere un pochino a tutti l'importanza che ha il prodotto di qualità. Prodotto di qualità che non è solo lo zafferano, che è, diciamo, il fiore all'occhiello della produzione della nostra regione, della zona dell'Aquila e di Navelli in particolare, ma si abbina poi a tante altre produzioni di altissima qualità. Una serie di prodotti che vanno a valorizzare tutto il territorio e che non sono prodotti fini a se stessi, cioè non sono solo
solo da vendere appunto come prodotto di commercio, ma anche da utilizzare come volano, come diciamo incentivo a vendere tutto il territorio, quindi dal punto di vista dell'ospitalità, del turismo, dell'accoglienza, della natura, della riscoperta delle tradizioni, dei nostri borghi, quindi tante cose che il nostro territorio può offrire. I produttori di zafferano e più nello specifico la cooperativa Altopiano di Navelli è sempre vicina a queste attività, proprio perché crede fortemente alla valorizzazione. Valorizzazione e incentivo alla produzione che però è sottovalutata dalla politica. C'è bisogno di dare una spinta a questo zafferano, alla produzione di questo zafferano. La produzione sta scendendo, ma sta scendendo vertiginosamente. Allora c'è bisogno veramente di una forza, di volontà di andare avanti e di riprendere almeno la produzione degli anni passati. Abbiamo fatto richiesta per le reti elettrosaldate per fare le recinzioni per difenderci dai cinghiali. L'hanno messo il PSR, hanno messo la voce delle recinzioni. I contributi sono accessibili a minimo a 5 ettari. Ma ci rendiamo conto? Le recinzioni devono essere fisse almeno per 3 anni. Ma ci rendiamo conto che noi abbiamo un disciplinare della DOP che dobbiamo rispettare, che ogni anno dobbiamo cambiare terreno, dobbiamo cambiare particella, altrimenti non possiamo essere riconosciuti dalla DOP. E allora la regione ci dice, sì, abbiamo pensato pure per voi, vi diamo i contributi per la recinzione, però butta a casa questa recinzione 5 ettari, ma 5 ettari di zafferano si può dire che non sarà in tutta la piana. Abbiamo parlato, siamo andati all'assessore, all'agricoltura, sì, le promesse sono state tante, facciamo qua, facciamola alla fine, ci troviamo abbandonati. Ecco, noi la cooperativa abbiamo messo su questa banca dello zafferano a spese nostre. E siamo allo sport, al calcio in particolare, per parlare del Pescara che ieri ha effettuato le prove generali in vista della gara di Coppa Italia domenica alle 18 a Verona con il Chievo. Nell'amichevole giocata al Rubens Fadini di Giulianova e vinta dai biancazzurri con il risultato di 4-0, mattatore del pomeriggio al Fadini è stato Cocco, autore di una tripletta. Andiamo a vedere dunque il servizio sull'amichevole con la formazione giallorossa, servizio di Alfredo Primante. Poi le parole di uno dei nuovi arrivati in casa biancazzurra, l'ex atalantino Filippo Melegoni. È stato Andrea Cocco il protagonista assoluto dell'amichevole disputata ieri pomeriggio da Balzano e compagni al Rubens Fadini contro il Giulianova. La squadra di Pillon, di fronte ad oltre 500 spettatori, si è imposta con un rotondo 4-0 con tripletta del bomber 32enne che propone a questo punto in maniera prepotente la sua candidatura alla conferma in biancazzurro anche per la prossima stagione, nonostante le voci di mercato che l'avrebbero voluto in partenza dalle rive dell'Adriatico. Delfino all'inizio in campo con solo 4 titolari della partita di Coppa Italia contro il Pordenone. Nel consueto 4-3-3, Castrati in porta, Zampano, Perrotta, Gravion e Ventola in difesa, Canutè, il neo arrivo Melegoni e Macini in mediana e davanti Mancuso, Monachello e Bunino. Giulianova di Stellone che risponde con il 3-5-2 che vede tra i pali Parente in difesa, Ferrante, De Fabritis e Fuschi a centrocampo del grosso Balducci, Forò, Frulla e Antonelli a supporto delle punte di Paolo e Tozzi Borsoi. Primo tempo che scorre via avaro di emozioni, complice anche il gran caldo, e si conclude a reti bianche. Nella ripresa invece il Pescara innesta la quinta, Pillon cambia formazione inserendo Scalera, Fornasier, Scolamiglio e Balzano nelle retrovie, Proietti, Memusciai e Palazzi a centrocampo, Forte, Cocco e Antonucci davanti. Al quarto della ripresa Memusciai suona la carica centrando il bersaglio grosso direttamente da calcio di punizione. 4 minuti dopo arriva il raddoppio con Cocco che subisce fallo in area e poi trasforma il tiro dal dischetto. Al 19esimo, terzo gol del Delfino grazie ad un assist di Balzano che pesca Cocco in area, abile a battere l'estremo giallorosso. Al 24esimo, spazio anche per Ugo Campagnaro che entra in campo al posto di Forte. Il Pescara cala il poker al 44esimo con il terzo gol di Cocco, un tiro dal limite dell'area che fulmina il portiere giallorosso e fissa il risultato finale della gara.
Dunque, buona prova dei biancazzurri in vista dell'impegno di Coppa dopodomani al Bentegodi di Verona contro il Chievo. Test positivo anche per il Giulianova del presidente Bartolini, che vuole farsi onore nel prossimo campionato di Serie D, dando corpo all'entusiasmo del pubblico giuliese. La rosa a disposizione di Stellone però manca di qualche pedina che dovrebbe arrivare prima dell'inizio del campionato. Resta guardingo sul mercato anche il Delfino, che nel frattempo vede sfumare l'approdo in biancazzurro del 35enne attaccante Nenè, che nella prossima stagione giocherà in Portogallo nella Moreirense. Anche il prospetto 19enne Scamacca difficilmente arriverà a Pescara perché è sempre più vicino allo Spezia. Sul fronte campionato invece ci potrebbe essere una clamorosa decisione della Lega di Serie B, intenzionata a chiudere i ripescaggi varando una stagione a 19 squadre dopo l'esclusione di Avellino, Bari e Cesena. Una decisione che rischia di far iniziare il campionato prima nelle aule di giustizia e poi sul campo. Diciamo che a centrocampo mi trovo bene sia come mezzala che come mediano, però preferisco mezzala, ma assolutamente sono a disposizione del mister. Diciamo che mi piacciono molto gli inserimenti, mi trovo bene magari arrivare in porta, segnare, fare assist, è ciò che mi piace di più, però anche la fase difensiva è importante e di conseguenza anche il ruolo di mediano o qualsiasi altro ruolo. Quando parti già da giovane all'Atalanta cresci, diciamo, con questo modello, con questa struttura, a dare sempre tutto, aspetto tecnico, caratteriale. E poi sta ovviamente a te dimostrare. Beh, io conoscevo già Gaetano Monachello, che mi ha aiutato subito anche col fatto di trovare casa, con integrarmi con i compagni, così. Però devo dire che è una squadra molto unita, c'è un buon gruppo e sono tutti davvero ottimi compagni. Mister, mi sembra un ottimo mister, anche mi piace molto gli allenamenti, tanta tecnica, l'aspetto tecnico viene curato molto e mi sembra un buon, si vede che è un buon mister. Sicuramente sarà un salto difficile, però grazie anche a mister Gasperini l'anno scorso ho fatto tanto con la prima squadra, tanti allenamenti, perciò il più, diciamo, è fatto. Ora bisogna dimostrare sul campo e anche lì è un altro passo difficile da fare. Scendiamo di categoria in Serie C per parlare del Teramo dopo la prova positiva in Coppa Italia con la Fermana. Tra i migliori tra la formazione biancorossa il portiere Lewandowski, che si candida ad essere la prima scelta tra i pali per Zichella dopo l'infortunio di Gomis. Il direttore sportivo Federico pensa ad uno scambio Tulli-Marcone con il Trapani per rinforzare il reparto portieri, ma il giovane polacco sembra potersi conquistare un posto da titolare, pur essendo partito come riserva. Vediamo. Lewandowski, sei partito non con i gradi di titolare all'inizio della stagione, eppure alla prima ufficiale in porta Lewandowski, e che parata nel secondo tempo, una parata che salva il risultato su Cremona. Vabbè, era solo una parata, quindi io sono contento che ho fatto la salvezza, magari, non so, perché poi potevamo fare pure noi gol, tanti gol, perché abbiamo fatto un po' di occasioni di attacco. Però io sono contento di mia prestazione, volevo lavorare su questo, poi sono professionista, quindi volevo cercare pure opportunità per me e volevo fare bene per la squadra. Senti, il mister ha detto ieri in conferenza stampa non c'è Gomis, però mi aspetto tanto da Michel, perché può prendere il posto da titolare, perché sa che questa è una grande occasione. Una cosa che avevi detto anche te l'anno scorso quando ti giocavi il posto con Calore, e volevi la tua possibilità, pensi di averla sfruttata bene? Vabbè, io mi aspetto sempre per l'occasione mia, poi se mister mi fa entrare in porta io voglio dare il massimo. Magari oggi ho fatto bene, magari ci sta un'altra partita che sbaglio qualcosa, però lavoriamo su quello, voglio fare sempre bene io. Senti, il tuo rapporto con non solo con i compagni di squadra, con i compagni di reparto, con Lis, che adesso è fuori squadra, immagino che insomma parliate, come la sta vivendo lui? No, io con Lis stiamo in ottimo rapporto, cioè ci aiutiamo sempre. Poi io sono per spingere lui, lui vuole spingere sempre me. Poi ci sono pure ragazzi che sono bravi, quindi ci aiutiamo sempre noi in 3-4 siamo. Zichella ha detto che questa Coppa Italia in fondo ci tiene parecchio, voi? Pure noi, cioè vogliamo andare dove possiamo andare alla fine. Ci decidiamo massimo in Coppa, poi dove arriviamo, arriviamo. E dopo aver ascoltato le parole del portiere del Teramo al microfono di Jacopo Forcella, parliamo invece dell'Aquila. L'Aquila che riparte da zero, il club rossoblu con una nuova società ricomincerà dal campionato regionale di promozione. Si apre dunque un nuovo corso per la squadra aquilana. Vediamo il servizio.
Entro venerdì 10 agosto la nuova associazione sportiva L'Aquila Calcio dovrà iscriversi alla Lega Nazionale Dilettanti per disputare il campionato 2018-2019. Un'iscrizione in sovrannumero che sarà vagliata dall'organo calcistico. Dovrà pertanto essere formalizzata entro venerdì anche la costituzione della nuova società, annunciata in fretta e furia, omettendo perfino di comunicarlo a tutta la stampa, da parte dell'assessore allo sport del Comune dell'Aquila, Alessandro Piccinini. La speranza dell'assessore e della nuova società, rappresentata dall'avvocato Marco De Paulis in qualità di presidente, è di ripartire dalla promozione anziché dalla ventilata, o meglio paventata, prima categoria, come da regolamento. Della nuova società si sa poco. Presidente è Marco De Paulis, socio di riferimento dell'imprenditore di Caserta Ernesto Penzi, della Penzi S.P.A., una società che lavora da quasi 10 anni nella ricostruzione dell'Aquila. Penzi, già in passato, si era interessato alla squadra, ma era stato poi scoraggiato dalla situazione debitoria, che si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro. Cifra però mai ufficialmente confermata. Il responsabile del settore tecnico sarà Maurizio Ianni. Intanto è stata segnata la parola fine per l'Aquila Calcio 1927, con la mancata iscrizione al campionato di Serie D da parte di Gianluca Ius. Si attende ora la liquidazione della società calcistica. Ed è tutto per la prima edizione del nostro telegiornale. L'informazione su TV6 tornerà come sempre alle 19 per la seconda edizione. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.